tutti, benvenuti in un nuovo video. Cosa faccio? Sono un direttore d'orchestra? Sono troppo sovraccitata per questo video. Allora, come avrete detto dal titolo, oggi andrò a truccarmi come il mio segno zodiacale, quindi seguendo l'oroscopo. Questo video l'ho visto, credo, prima di tutto da Deborah Fulli, non vorrei sbagliarmi, comunque l'ha fatto un sacco di gente da allora. E ho deciso che lo volevo fare anch'io. E più che altro perché io non sono mai stata una grande fan dell'oroscopo. Si può essere fan dell'oroscopo? Non lo so. Comunque non sono mai stata particolarmente interessata all'oroscopo, ecco. Però ultimamente non so perché mi sono un po' più appassionata a questa cosa. Più che altro perché ho riscontrato che effettivamente poi ogni tanto l'oroscopo ci azzecca, oppure la descrizione del tuo segno zodiacale con l'ascendente, cioè ci prendeva un sacco. Quindi oggi volevo creare praticamente il mio look seguendo i collage che ci sono tipo su Pinterest, che appunto assegnano un look a un segno zodiacale. In realtà ce ne sono ormai centinaia e quindi tutti diversi, con colori diversi, eccetera. Quindi non è che abbia tutto questo senso. Oltre al fatto che tra l'altro non ho trovato un look che davvero mi piacesse per l'acquario. Ah sì, io sono acquario, non ve l'ho detto. Sto blaterando, non sto dando un filo a questo discorso, ma non importa. Comunque, quindi ho deciso appunto di provarci anch'io. Mi devo rilassare perché ragazzi ho mal di testa perché non ho ripreso fiato parlando. Lascio un attimo la parola a Basic Gaia perché mi devo riprendere. Forse volevi dire Basic Megaia, o sei così arrogante da riferirti a te stessa in terza persona? Comunque, io sto bene, qua nel mio chalet di montagna, lontana dalla tua goffaggine. Ok, me ne sono già pentita. Ritornando a noi, io sono dell'acquario ascendente scorpione, se ho fatto i calcoli giusti. Prima di cominciare ancora, scrivetemi qua sotto di che segno siete, di che ascendente siete, di che, boh, in che segno vi riconoscete, tutto quello che volete sui segni zodiacali, se siete appassionati o meno, perché è un argomento che mi sta interessando molto. E così intanto guardate anche i look che sarebbero, diciamo, assegnati ai vostri segni zodiacali. Sono veramente stanca, non so se si vede, ma non, cioè, nel senso, non è che sono stanca, è che non riesco a parlare, non riesco a esprimere i pensieri che ho qua, non vengono comunicati alla bocca. Direi benissimo. Comincio col farvi vedere i collage che ho trovato in giro. Per esempio, in realtà in questo ci sono tutti look sui toni dell'arancione. Sono look diversi, però tutti sui toni dell'arancione. Vi giuro, io guardo quelli degli altri e dico, oddio, che belli! Poi guardo l'acquario e mi viene proprio da dire, meh. Cioè, in questo qua, per esempio, guardate il Sagittario, che bello. E poi il mio è tutto opaco, un cat crease, cioè. In quello prima, onestamente, a me quello dell'acquario manco piace, cioè guardate la Libra, che bello, Scorpio, Cancer, bellissimo. Ho deciso di seguire questa immagine qua, che di nuovo, tipo la Libra, il look mi piace un sacco, il Toro tantissimo, sono davvero tutti belli, l'acquario sinceramente non è che mi faccia urlare al miracolo, ma tra tutti quanti è quello che trovo sia un attimino più elaborato e carino. Per le labbra vediamo dopo, nel frattempo. Incredibilmente oggi partirò dagli occhi, infatti sono struccata e partirò dagli occhi. Tra l'altro, per trovare gli ombretti per fare il look che vado a fare ora, sono impazzita perché non trovavo colori, cioè più che altro il viola, l'azzurro l'ho trovato, ma il viola opaco, quel viola lì, ne ho trovato uno un po' simile, ma cioè tutti i viola che ho io in realtà sono più delle specie di rossi borgogna, invece proprio quel viola lì un po' freddo così non ce l'ho. Però ne ho trovato uno simile. Comunque, come primer ho usato questo qua di Revolution Illustrate. Adesso devo guardare bene il mio look e ricrearlo. A parte che, vabbè, ci va in realtà un colore di transizione, ma penso che userò il bronzer che avevo preso, che forse alla fine di tutto è la scelta migliore che potessi fare. Quindi vado a prendere un po' del bronzer dalla palette Bronzing and Glowing All in One di Pupa numero 1. Giusto così per dare un po' di definizione a questo make-up. Comunque, io appunto sono un acquario ascendente scorpione e devo dire che ogni volta che leggo una definizione di acquario, sinceramente mi ci ritrovo davvero tanto. Poi io non lo so, non so se può essere mai un caso che tutti gli acquario comunque si somiglino e che siano così affiatati. Cioè, per farvi capire, Carmi è un acquario e io e Carmi ci siamo trovati subito, quindi non lo so, non lo so. Penso che le affinità zodiache e astrologiche ci siano. Allora, come azzurro prendo London dalla Iconic Match di Cosmify, questo
questa qua, Londra, non London, non so perché ho detto London, come se fosse scritto in inglese, si chiama Londra, tra l'altro è il mio ombretto di questa palette, appunto lo vado a mettere in tutta la prima parte dell'occhio, inizialmente con il dito e poi dopo con il pennello vado in modo da essere un po' più precisa. Perché tra l'altro, per esempio, l'azzurro della Vintage Vibes non andava bene perché è un azzurro molto più caldo, molto più quasi verde acqua. Invece questo è un azzurro un po' più freddo, quindi ci sta. E quindi appunto in realtà non ho capito bene se semplicemente ultimamente il mio oroscopo ci azzecchi più del solito, ma mi ci ritrovo molto e quindi ho pensato che è tutto reale. Non lo so, ho fatto questo ragionamento un po' così. Come viola, che appunto vi dicevo ci ho messo una vita a trovare, uso questo ombretto in cialda, ve lo faccio vedere da dietro così capite che viola, un genio. Questo ombretto in cialda singola di... Ecco, qua Gai avrebbe dovuto dire Nabla, ma è talmente fusa che ha confuso con un altro brand. Che è Eresia, e lo vado a mettere al fondo del mio occhio. Aspettate che devo rivedere il look che già non lo ricordo. Ecco qua, lo vado a mettere al fondo del mio occhio. Io credo di non aver usato in tutta la mia vita un viola di questo tipo sull'occhio. Non per qualcosa, che a me proprio il viola non piace. Non so perché, ma non è un colore a cui mi rivolgo spesso, ecco. Poi aggiungo un po' di Londra di qua, li unisco. Non so, metto anche un po' di Tokyo. È lilla di fianco, quello che ha fatto Marti, giusto per unirli un pochino. Segnatevelo perché sarà la prima e ultima volta che mi vedrete truccata con questi colori. E so già che direte, dai mamma, ma stai benissimo, dovresti truccarti più spesso così. Io ve lo giuro che non mi ci vedo proprio, cioè... Ma non per l'azzurro, l'azzurro mi piace, lo sto usando anche un po' più spesso del solito. È proprio il viola. Non lo so, non mi piace. Avete dei colori con cui non vi truccate, che non vi piacciono? Perché io mi sa che sono sugli occhi sicuro il viola e lilla. Anche se appunto l'ho usato poi nel trucco con quella di Huda nuova, perché c'era lilla e mi è piaciuto, però perché alla fine poi ci ho messo talmente tante robe sopra che... Lilla è passato un po' in secondo piano, però sì, il viola, lilla così. E sulle labbra il fucsia, cioè io il fucsia non me lo vedo proprio. Poi dipende dal fucsia, perché ce ne sono alcuni che sono un po' più scuri, un po' più freddi, non troppo sparaflescianti, quindi non più fucsia praticamente, che mi piacciono. Però il fucsia proprio bello intenso, proprio non ce lo vedo per niente su di me. Questo è per adesso il look. Penso che andrò un attimo a fare la base e poi continuo, quindi... Ecco voi una bella clip velocizzata di me che faccio la base. Ok, torniamo agli occhi, vado a mettere Londra anche sotto e metto anche un po' di Tokyo e poi prendo Parigi, che è questo bianco shimmer qua dalla texture un po' particolare, perché è, come vedete, più si picchietta più diventa luminoso, perché nella foto c'è questo bianco sparaflesciato super photoshoppato e nell'angolo interno io invece lo voglio realistico. E poi eyeliner. Era un po' che non usavo il serial liner di Nabla, ma ragazzi, ma è troppo bello, me l'ero dimenticato, è davvero bello. No vabbè, io mi sono resa conto adesso che mi ero tolta il microfono e poi non l'ho riattaccato vicino, quindi io non so come sia stato l'audio finora, chiedo perdono. Mi stavo dimenticando l'eyeliner glitterato, praticamente per tutta la cut crease praticamente c'è questa linea di eyeliner glitterato che io voglio fare con
VHS dalla Vintage Vibes, perché tanto sono abbastanza appiccicosi di loro, quindi si riesce. Però è decisamente meglio farlo con un pennello angolato piuttosto che con quello che stavo usando. Metto le ciglia finte Brigitte di Mesauda e torno da voi. Voilà, in realtà sapete che mi piace un sacco questo look alla fine? Me lo dico da sola, mi sta bene. Wow. Sicuramente le ciglia glitter, l'eyeliner fanno il grosso, però mi piace molto. Comunque passiamo al motivo che mi ha spinto a fare questo video, perché ho ritrovato nel cassetto questo gloss di Revolution che si chiama Aquarius, che avevo preso proprio perché era del mio segno zodiacale. Questo era della linea My Sign, una roba del genere, che tra l'altro credo non facciano neanche più, però l'ho ritrovato e ho detto potrei fare quel video là che ho visto da un sacco di gente, e quindi l'ho fatto. Quindi in realtà, più che seguire un collage di Pinterest, ho deciso di mettere il gloss che si chiama Aquarius, così è in linea col mio oroscopo. Vado solo a mettere una matita nude al di sotto, questa è della linea Nude Collection di Fatima Durni con Cosmify. Poi vi scrivo il numero perché non c'è scritto sulla matita, o almeno io non lo trovo, quindi devo vederlo sulla scatola. E al di sopra il gloss più basic e nude che esista sulla faccia della terra. Ci sta malissimo! Vero che ci sta male, perché è super caldo, in realtà il look è super freddo, quindi bene. Vado a levarlo e capiamo cosa fare, perché capite che da questa immagine mi dovrei mettere un azzurro metallizzato sulle labbra, che neanche se mi donate 1 milione di euro farò mai. Quindi ok, secondo questa immagine devo mettere un nude rosato, che sinceramente non so se ho azzeccato, ma andrò a mettere, questo in realtà è un burro cacao all'acido ialuronico, questo qua è della linea Berker di Makeup Delight con Cosmify. Vabbè dai, alla fine mi sembra di essere riuscita nel mio intento, e in fondo ho fatto anche un look che non avrei credo mai fatto in vita mia se non per questo video, e è uscito fuori bene, quindi sono contenta. Direi che se siete arrivati a questo punto del video, commentate con una bella emoji del mare che raffigura l'acquario, e anche appunto con il vostro segno zodiacale, cosa pensate dell'oroscopo, se vi ritrovate nel vostro segno e tutte queste belle cose qua. E noi ci vediamo nel prossimo video. Peace out! Nelle puntate precedenti di Basic Gaia. Ho perso il filo del discorso mentre parlavo. Devo ricominciare da capo.